farci conoscere. Tanto, e anche questo premio. Come è nata questa idea del premio e anche questo nome che a me piace, perché noi 44448, quindi. Tutto nasce praticamente quando io ho smesso di lavorare, perché io scrivevo poesie all'età giovanile. Poi il lavoro mi ha preso, ho fatto una cosa che inutile che ve le racconto, che mi scemo. Quando sono liberato dal lavoro, ho detto, ma che faccio? Cavrò, mi sono cazzo ancora da fare, ho detto, riprendo il mio hobby. Però ho capito che io da solo non andavo da nessuna parte, ho detto, l'arte già è difficile di questi, poi voglio fare l'artista io, non so nessuno. Quindi mi sono messo in giro e ho trovato Michela Zanarella, Roberta Panizza che non c'è, Emanuela Di Stefano, tutte donne di un'altezza enorme. Non lo so nemmeno dopo. Dopo l'hai trovata? Perché lei stava verso il Circeo, quindi piano piano, andando verso il Circeo l'hai trovata. Lo vedevo dal Circeo. Sto parlando proprio delle origini. Si vede, si vede. 15 anni fa, prima che dovessi l'incidente automobilistico. Esatto. Quando era 2001, no? Quindi addirittura pre-incidente automobilistico. Beh, io pure l'ho conosciuta tanto tempo fa. Allora ho detto da solo, non vado nessuna parte, ho cominciato a tessere questa rete. Roberto Paniz, lei, cioè, tutti gli amici siamo arrivati a questo punto. A questo punto però adesso abbiamo un obiettivo. Lo dico subito, in modo che non mi sono. Abbiamo fatto l'associazione Ischia Marte, sono 7 anni, 8 anni che è regolarmente costituita, eccetera, e abbiamo fatto l'anno scorso un tentativo di accedere a 2 per 1000, così senza... Conoscenza. Abbiamo pigliato 1.400 euro. Siamo praticamente su 10.000 associazioni la 1.700esima in classifica. Una cosa enorme. Perché non proviamo a dare altri? Fino adesso tutto quello che abbiamo fatto con i soldi tuoi, con i soldi miei, con i soldi tuoi, ognuno autotassato per quello che ha fatto. Non abbiamo distribuito una lira e non abbiamo preso una lira. Non abbiamo preso una lira da nessuno, né dalle associazioni, né dagli stati, né da nessuno. Però adesso hanno creato il registro unico nazionale, si chiama il RUNTUS. Sembra una parolaccia. Il registro unico nazionale. E quindi bisogna fare in modo che l'associazione acceda a questo. Abbiamo tutte le carte regole. Certo. Però ci vuole qualcuno che prenda in mano anche la volontà di proseguire. Perché io voglio investire, voglio in modo che l'associazione non finisca nell'associazione, anche in 8 milioni, in tutte quelle che sono iniziative storiche. Siete tutti quanti qua, organizzatevi, tirate fuori qualche idea, ditemi a chi dobbiamo affidare queste entità, queste realtà, in modo che poi possiamo continuare tutti quanti ad essere amici insieme, costruire insieme, però avendo pure la possibilità di una sponda economica che ci viene data al 5 per 1000, perché una volta già nel Lunzio mi chiamo 5 per 1000. Qui, da oggi in poi, con il tuo permesso diventerà la Casa della Cultura della nostra associazione e ci sarà la piccola imprenditoria dove tutti coloro che hanno anche qui si vogliono i testi che poi dovranno portare saranno messi. Sì, io già tantissimi testi anche di argomenti, con il Piero organizziamo un meeting al mese dove la nostra amica Luciana Aria di Fessura che porta la sepoltura. Questo è il programma generale. Ragazzi.